puntata Elsa Poppin, meravigliosa, irrompe nello studio con la sua potenza polemica, polemistica, il grande Marione Avidolfi. Ho sfondato la porta dello studio dopo aver ascoltato le baggianate, insomma, diciamo così, no, vero? Degli economisti, allora, qui vai, bisogna... facciamo il duello, perché io qui sono sedotto dal sapere. Sono baggionato, che... te lo sai meglio di me, insomma, no? Per quanto no, Antonio Maria Rinaldi sia una persona molto affettuosa, molto ben profumata, intelligente, molto amico della radio, insomma, tutta una serie di ottime qualità, però sono baggionato, insomma, questo lo sai meglio di me, insomma. Beh, no, assolutamente, non il fatto che noi... non abbiamo pagato un costo altissimo, che abbiamo avuto un cambio sfavorevole, che probabilmente... Ah, proprio su lei vogliamo fare la storia dell'EA, ho capito, allora siamo su proprio altri pianeti. Infatti, perché devi ridicolizzare delle posizioni che hanno un punto effetti, di verità. Si poteva fare una soluzione argentina, restare al peso e fare quello, insomma, era un'opzione, insomma, lo capisco. Allora, voglio sapere quanto sei entusiasta. Sto della... in diretta con Telese, faccio tardi, do notizia ai vari appuntamenti che avevo. Sì, usa la radio privatisticamente. No, mi hanno squillato al cellulare, ho detto piuttosto che fare i salti. Volevo sapere quanto sei arrapato dalla politica shock di Matteo Renzi. Beh, come fai a non essere arrapato, insomma? Io non sono arrapato io perché non ho una busta paga da 1.500 euro al mese, però incontro qualche persona sul tram che mi dice, ah, finalmente due soldi, due spicci li prendo, insomma, questo non... come dire, non è una cosa che era accaduta prima, per cui siccome da molti anni non accadeva, tanta gente è contenta, insomma, quindi immagino che la cosa non sia banale. Rifacciamo il film, no, per un attimo. Primo fotogramma, la conferenza detta della televendita. Meraviglioso. Ti è piaciuta? Da oggettivamente meraviglioso. 11, 100, non so, ma hai mai visto una cosa del genere? Ma non solo l'hai mai vista, ti potevi aspettare una cosa del genere, tra l'altro tu c'eri, io invece sono periferico rispetto al potere, quindi non ero in presenza, però insomma il dato... Quindi essere presente era un sintomo. Beh, di... tu sei un po' più potente, insomma, io sono anche invidioso, no, come potente, sai, quindi... bastava che entravi, no, la ma non... te la sentivi, non era... Un... Ma allora c'è Sky per quello, no? È il lavoro da cronista, no, però a parte scherzi, invece essendo detto ti devo dire che c'era... È stato grande, c'era una folla da grandi occasioni, cioè proprio non si... E fammi dire una cosetta, bravissimo Filippo Sensi, posso dirlo, questa è scuola che viene da lontano, eh? Scuola Filippo Sensi, Michele Ansaldi, stiamo la comunicazione clintoniana, del portavoce, del capo della comunicazione del Partito Democratico. Esatto, è del Partito Democratico. Cioè, una serie di spin doctor dietro questo lavoro, di cui non si è scritto per niente, cosa che mi ha molto impressionato. Di solito ci sono questi lavori di retroscena su chi costruisce la comunicazione. Ma perché secondo me tutte quelle slide erano tutte opera sua. No, perché c'è Proforma, c'è stato un lavoro di team molto importante, insomma, non... Anzi, Proforma, per niente. Ricordiamolo, è l'agenzia che è diventata famosa con la famosa campagna delle primarie, le prime primarie di Vendola, che poi ha lavorato anche per Bersani e infine per Renzi. Credo sono dei ragazzi talentuosi, pugliesi. Credo anche per Bertinotti, se non ricordo male, sì, una campagna bellissima delle primarie di Bertinotti, fu meravigliosa quella del 2006. Quella del post-it. Bravissimo. Quella del cosiddetto molto, post-it. Molto belle quelle. Sì, però è tutta farina del suo sacco, cioè queste sono protesi, no? Cioè io sono sicuro che i giochi di parole, la svolta buona... Sì, però quando ti chiami Proforma magari esce fuori il pesce rosso, quando c'hai Filippo Sensi ti escono fuori delle formule di comunicazione. Cioè, capito, è anche da chi ti circondi che vuol dire qualcosa, insomma, è la scelta dei collaboratori, invece prendere il solito grigio ex giornalista di Repubblica, ha voluto fare una bella squadra. Mi chiedono di chiamare Filippo Sensi, risparmiate a Filippo Sensi la telefonata nostra, vi prego, c'è un po' di cavoli fin troppi, insomma, la portavoce no, presidenza però, del consiglio però mettiamo anche le spine oltre alle rose di una comunicazione, come dici tu, indubbiamente felice. E è stata la prima conferenza stampa nella sala stampa di Palazzo Chigi in cui non si è annunciato un provvedimento, perché no, purtroppo se ne sono annunciati troppi. Purtroppo se ne sono annunciati troppi, non erano provvedimenti, non erano decreti legge, quindi non erano immediatamente operativi, quindi erano annunci.
E questo non è un chiamate, problema, ragazzi, facciamo una chiacchierata, state tranquilli, non vagitate, dico Eleonora Silvia, Mirko Bologna, state sereni, non è successo niente. State tranquilli, adesso io e Luca Delese intratterremo i nostri ospiti e i nostri ascoltatori con una brillantezza. Dì a Mirko di farci sentire un frammento del, per così per rinfrescarci del, della conferenza stampa di cui parliamo. Hai così sentito che ha detto calano il capo? Il frammento della conferenza stampa di cui parliamo. Insomma, adesso lo deve recuperare, povero Mirko, che stava, stava guardando i film di Verdone, non capisci? Insomma, però stavi dicendo, cioè, molti annunci. Beh, tutti annunci, non molto. L'unico decreto, come sai, il decreto che allunga da 12 a 36 mesi i contratti a termine è opera di Poletti, per cui tutto il resto è tutto un annuncio, insomma. Però sì, no, c'è anche quello sì, piano casa era che, già pronto, però era già pronto, era il governo Letta. La differenza, poi andiamo a sentire però i Renzi, la differenza sostanziale, Luca, è che lui fa una serie di annunci su cui si gioca però l'osso del collo, perché non è che dice, sai, la solita cosa un po' generica. Lui dice: io ti metto 80 euro in tasca il 27 maggio, se non te li ho messi sono un buffone. Beh, un po' diverso, insomma, cioè non è la solita cosa, diremo, faremo, stiamo lavorando, il gerundio classico della politica italiana. È un impegno su cui lui si gioca la faccia. Se non ci riesce, insomma, se il 27 maggio i 10 milioni di italiani non troveranno quegli 80 euro, per Renzi è la fine della carriera politica, molto probabilmente. Non solo sentiamo un frammento in quella conferenza stampa, speriamo ci sia anche questo. Nel frammento lui dice: se non faccio l'abolizione del Senato lascio la politica. Cioè, non so come ha fatto a dire una cosa del genere, non mi sarei mai esposto a un rischio così colossale. Ma sentiamo Renzi. Però una cosa seria me la fate dire: non si è mai visto un percorso di riforme così corposo e significativo. E io aggiungo qui, prendendomene la responsabilità, che se non riesco a superare il bicameralismo perfetto, non considero chiusa l'esperienza del governo, considero chiusa la mia esperienza politica. Perché esiste un momento in cui un leader politico ha il dovere di indicare una visione. Io penso che l'Italia oggi abbia bisogno di superare con coraggio e determinazione i limiti che la stanno bloccando. Non ho paura a rischiare tutto me stesso su un percorso di riforme che possa dire all'Italia di tornare ad essere in grado di volare. Per farlo però c'è bisogno di dare una mano intanto a chi non ce la fa più. Perché io non faccio politica per un'ambizione personale. Faccio politica perché mi hanno insegnato che questo è lo strumento per difendere quella che un grande, Giorgio Lapira, chiamava la povera gente. E allora di fronte a questa realtà, oggi c'è bisogno di dare un segnale immediato. E le discussioni degli imprenditori, dei sindacati, di tutti i soggetti sociali protagonisti mi interessano fino a un certo punto. Ascolto tutti, parlo con tutti, cerco di capire, ma se non metto un po' di soldi sulla scuola non sono credibile quando torno a casa la sera. Se non metto un po' di soldi per cercare di tenere meglio questo territorio non sono credibile. E se non si parte dal dire che si riduce il numero dei parlamentari, si vendono le auto blu, si dà il segnale del buon esempio da parte dei politici, noi perdiamo la strada per tornare a casa. Vi è più chiaro così? Ti è più chiaro così, Luca D'Alese? Che dici, insomma? Hai sentito anche l'emotività? Ti dico una cosa sulle promesse a lungo termine. Sono come cambiali, sopra i due anni non le rispetta nessuno. Se ne ricordo alcune strepitose. Berlusconi: se non realizzo almeno 5 punti degli 8 del mio contratto con gli italiani mi ritiro dalla politica, mai visto. Veltroni: sarò sindaco di Roma oppure andrò in un villaggio africano, mai visto. Quindi c'è la promessa politica a lungo termine, sarà uguale anche a quella di Renzi, è facilmente smontabile. Però questa è misurata su una cosa sola, a differenza delle altre che hai citato, erano un po' generiche, questa è una cosa sola. Cioè lui deve abolire il Senato, ti dico di più, secondo me non ce la fa, e non ce la fa a maggior ragione perché ti dice: se non ce la faccio lascio la politica. Io fossi un nemico di Renzi mi acquatterei. Anche Veltroni aveva detto: me ne vado nel villaggio africano, sì, e lascio, certo, la politica. L'ha detto in generale, però la cosa dell'andare in Africa di Veltroni era molto generale. Ma fra due anni saremo in un altro mood e questa sembrerà l'ultima delle cose. Questo però è il trucco. Sarà un segmento però, video che verrà riproposto se non ci sarà la posizione del Senato. Sì, questo è importante, diventerà un elemento di logorio, ma sai, fra due anni ci sarà una grande crisi, una grande cosa, e questo sembrerà lontanissimo e irrilevante.
però un coraggio non da poco, insomma, questo proprio un coraggio. Invece so che hai goduto ieri guardando Vespa, se lo hai visto, oggi leggendo i giornali, quando Renzi ha detto non aumenterò il prelievo sulle pensioni ma non darò una lira ai pensionati. Bello, perché i vecchi di questo paese hanno rotto il cazzo, lo possiamo dire, insomma. Oh, madonna mia! Dai, su, dai. Perché Mirko ti vuole coprire con la musica. Questo è Pezzi di De Gregori, sentiamocene un pezzo. Ognuno è fabbro delle sue sconfitte, ognuno merita il suo destino. Chiudi gli occhi e vai in Africa, Celestino. Chiudi gli occhi e vai in Africa, Celestino. La invettiva di De Gregori contro Veltroni. Capito? Tutti quelli che ascoltano Citofonare ad Inolfi l'hanno sentita almeno una volta. Almeno un paio. Anche perché ha citato Pezzi di MTV, che è il mio grande amico Andrea Pezzi. Quindi, insomma, è un brano particolarmente. Io e Alberto Giorgio siamo messi a litigare con Pezzi e Francesco Mandelli su Twitter. È stato molto divertente, insomma, il flame che ne è nato su Renzi, il renzismo e tutte queste cose. Sono scoperto di vedere. Francesco Mandelli è quello dei soliti indioti, non so se presente. Sì, lo conosco. E Andrea Pezzi è un fan renziano della prima ora, insomma, per cui. Ma che succede se l'Europa non consente il deficit? Ma io credo che tutti questi passaggi siano stati già verificati. Io non, siccome conosco Matteo, non credo proprio che questi siano passaggi che lui ha fatto senza rete. Lui ha una rete di proprie relazioni europee che ha già attivato e che è assolutamente propria, cioè personale sostanzialmente, non passa al Ministero degli Esteri. Perché sceglie di mettere la Bogherini e non la Bonino alla Farnesina? Perché i rapporti se li fa lui, perché non vuole avere nessun intercapedine, perché abolisce il Ministero delle Politiche Comunitarie, che è un ministero, diciamo, cruciale. Quando ho fatto il parlamentare, io sono stato membro della Commissione con Politiche Comunitarie, quello è sempre un crocevia, perché le cose le vuole fare lui, le tratta direttamente lui, con in particolare con i rapporti che ha con la cancelleria tedesca, e il timbro secondo me arriva direttamente da Berlino, lo dico francamente, insomma, quindi Berlino è già d'accordo. Berlino, quello che vedremo, d'accordo. Mario Gomes sarà una metafora, come dire, ovviamente calzante. Merkel ha segnato pure, no? Merkel, che poi non è Merkel ma è la rete dei, diciamo così, collaboratori più vicini alla Merkel, è già allertata su tutte le mosse e ha già dato un via libera preventivo. C'è chi dice ovviamente che noi non dobbiamo sottostare al diktat tedesco, però siccome quella è teoria, invece la pratica è che Berlino su queste cose deve essere d'accordo, insomma, noi abbiamo già un sostanziale via libera, ovviamente con prudenza e con sospetto, perché il sistema economico italiano è quello che è, diciamoci la verità, insomma, con tutto, non siamo al colmo della credibilità, diciamo, in Europa, inevitabilmente. Renzi è visto però con simpatia e con sostanziale sostegno politico da parte della sede tedesca. Questo è un passaggio fra democristiani, insomma, non a caso lui poi cita Giorgio La Pira, tu vedi che i riferimenti sono sempre di più. So, sai, notato che l'unica cosa che è scomparsa dagli impegni di Renzi è quella sui diritti civili, non ne fa più cenno, non c'è più il Ministero delle Pari Opportunità, Scalfarotto è stato mandato alle riforme. E lui... Sì, l'ha liquidato con una frase durante la fiducia, sì, si fa quello che si può fare, non un riferimento a un'amica, esatto, che gli chiedeva, ma sai allora chi è non lo fai, no? Chi è? Si chiama Cristiana Licata, un giorno in vita. Ah, come no! Una mezza pastaranna, sì, che mi ha mandato due volte dai probiviri, perché come sai anch'io ho una linea molto simile a quella di Renzi, cioè, come dire, timida sulla questione dei diritti, cosiddetti diritti civili, insomma. Ah, ti ha mandato dai probiviri? Due volte. Non ho, per e qui però vogliamo parlare, perché siccome a televisione non ci risparmiamo niente... Dobbiamo dare prima la GR, viabilità e pubblicità, vedi che i tempi dobbiamo tenerli. Fammi fare il grassello. Una domanda a Marione sulla spina che oggi c'è un po' nascosta sui giornali per Matteo Renzi. A fra poco. Della vita di ciascuno di noi, un momento in cui devi avere anche il coraggio di fare un passo indietro rispetto alle ambizioni personali. Lei lo farebbe il Presidente del Consiglio se non lo chiedesse? Non è in questo momento in discussione. Vado a fare il sindaco. Renzi premier. Premesso che non è un'ipotesi che sta né in cielo né in terra. Il prossimo segretario del PD? No. Non sono né segretario del PD né del Presidente della. Io farò qualcosa quando vincerò. A me piacerebbe tanto giocarmi la partita per il paese. Il Presidente del Consiglio. Sì, in questo momento non ha senso. Sono in competizione con Letta? No.
Io faccio il tifo per Letta. Mai più giochini sulle spalle degli italiani, alle spalle degli italiani. Io non ho molti asset. C'è uno e la credibilità e la faccia. Io capisco che Letta giustamente si preoccupa della seggiola ed è naturale. Lei da segretario gli darebbe una mano? Ma certo, due, non una, due. In tanti mi dicono, tu adesso vuoi fare le scarpe a Letta. Io credo che sarebbe davvero ingiusto da parte mia mettere prima l'ambizione personale che non l'ambizione del paese. Faccio il tifo per il governo. Quanto alla mia candidatura, ho detto prima che è la più sorprendente e la meno probabile. Certo che i soldi ci sono. Il punto è dove si mettono. Sono anni che la politica allarga il proprio raggio d'azione e i cittadini pagano, pagano, pagano. Ora noi stiamo semplicemente proponendo un'inversione dove la politica inizia a stringere un po' la cinghia e dove questi soldi tornano ai cittadini. Ci siamo dati una scadenza. Sì. Se il 27 maggio sta roba non arriva, allora vuol dire che Renzi è un buffone. Che c***o. Ecco il purpurri di Mirko Bonogore, caro Luca. Lo vedi, tutto, che perché qui facciamo sempre il controcanto a tutti. Però la domanda che ti volevo fare, attenta perché è trabocchetto, ma già lo capirai, che cosa avevi pensato tu quando usci fuori che Tremonti aveva la casa pagata da un suo collaboratore? Ah sì, 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 la reazione zozza avevo pensato anche. Cioè, no, però fortuno meno. Cioè, c'erano tante voci, caro Luca, su quella vicenda lì, insomma, molto, molto particolare, insomma, rispetto alla vicenda romana di Renzi, no? C'è una differenza, o sbaglio? Però, ovviamente, stiamo facendo riferimento al fatto che, grazie al lavoro di un cronista di Libero, molto costante, ieri Marco Carrai, uno degli uomini dell'entourage più stretto di Renzi, però uno Carrai è quello dei soldi, spieghiamolo bene. Esatto, insomma. L'uomo dei soldi. Sì, è l'uomo dei soldi, da sempre, Marco Carrai. Sempre ottimo. Rimasto nell'ombra, è la prima volta che questo nome, super manager, finanziatore, il nome di quest'uomo arriva sui giornali, e ci arriva perché Libero ha scoperto che l'appartamento, la mansarda, diciamo, dove Renzi ha abitato negli anni in cui era sindaco, era pagato da lui. Che cosa ne pensi? Non mi meraviglia, non trovo nulla di clamorosamente negativo. Molto interessante lo scambio di il botte risposta di oggi di Carrai stesso con Maurizio Belpietro sul Libero, in cui Carrai minaccia una sorta di denuncia che chissà se mai farà, e Belpietro giustamente dice: dovete rassegnarvi alle domande, cari renziani, che è un po' il limite di questa nuova classe dirigente renziani. Ci credi che la Boschi abbia chiamato l'Annunziata dicendo che voleva che togliesse quel pezzo? Sì, sì, ma penso l'abbia quasi ammesso. L'abbia quasi ammesso, mi pare, no? Cioè, non... E anche detto che, che l'ha minacciata di denunciarla. Francesco, sono in diretta con Telese, quindi non posso che parlarti bello, adesso. Che bello, è live, è un tuo, è un tuo collaboratore, Francesco Curridori, insomma. Quindi bene. Senti, salutiamolo. Ma e quindi sul caso Carrai che pensi? Cosa inopportuna, sciocchezza, sapendo che Carrai, insomma, è bene che tutti gli italiani sappiano, insomma, il sistema di potere renziano esiste, cioè, il potere è una cosa complicata, gli italiani la vedono sempre come una cosa artigianale, non è una cosa artigianale, è una cosa estremamente complicata. Carrai, è bene che si sappia, perché gli italiani invece devono sapere i dettagli di queste cose, è quello che da sempre raccoglie soldi, quattrini, fa stare tranquillo Renzi sul fronte soldi. Possiamo dirla così? Questo è il lavoro che fa. La domanda è perché lo fa? Perché lo fa? Questa è la domanda, no? Perché penso sia questo l'elemento. Per condizionarlo. La domanda che fa Belpietro è: Carrai ha guadagnato tanti soldi con i ruoli da super manager che Renzi gli ha dato a Firenze, non è la persona che gli può pagare l'affitto di una casa. Io lo trovo un'inezia, è una di quelle classiche cose che gli italiani non giudicheranno in maniera colossale, non sarà decisiva in alcun modo. Pensi quello che hanno perdonato a Berlusconi, secondo te il problema è se Carrai ha pagato l'affitto a Renzi. Insomma, a Berlusconi hanno perdonato per 20 anni di tutto dal punto di vista normativo, insomma, questi sono dettagli. Però fa bene il giornalismo a rompere le scale su tutte queste cose, e fa bene anche ad abituare i renziani ad essere
meno permalosi quando le domande arrivano. Insomma, questa è una cosa che devono capire con grande tranquillità. Quando si fa politica a quei livelli è inevitabilmente che ogni peletto venga indagato, e questo, siccome non è un peletto, ma una cosa, è un architrave del sistema Renzi, è bene che venga indagato il più possibile. Non credo però riuscirete mai a dimostrare nulla, non dico di penalmente rilevante, ma neanche di sostanzialmente inopportuno. Insomma. No, inopportuno è se uno ti paga una casa, e questo non c'è dubbio. E fra l'altro, ma se io e te siamo amici, te pago la casa, cioè punto su di te, voglio toglierti problemi, pensieri, cioè non lo so, non... Boh, ma non in politica. Oh, ma anche in politica stiamo... succede. Cioè, ma no, io ho vissuto da giovane dirigente in una casa anni... pagata da altri. Cioè, mi succedeva quando ero un giovane dirigente politico. Insomma, cioè, perché... ma non chi governa. Stiamo dicendo che in questi anni lo scandalo è stato che tutti i politici non hanno mai pensato di dover pagare la loro casa, e citate pure Matteo Renzi, santo Dio. Ma non è che si è preso una casa di un ente pagando da 150 euro al mese, capito? Un amico ci ha pensato. Degli stipendi. Un amico a cui lui ha trovato degli stipendi, gli pagava la casa, non era carino. Ma veramente pensi che sia una questione su cui si arrovelleranno gli italiani? Beh, interessante forse, il fatto che non ci sia sugli altri giornali, questo magari è interessante. Ecco, so. C'è un clima mediatico complessivo di conformismo renziano che mi diverte, insomma, dopo aver passato l'annata che ho passato nel conformismo anti-renziano, insomma, quindi questo è abbastanza simpatico. I conformisti si sono tutti mossi, riposizionati. Ma non riposizionati, hanno ribaltato la linea. Questa è una cosa divertente. Io posso fare almeno l'elenco di una decina di colleghi, ma proprio feroci, feroci, che ci spiegavano. Dinne uno. No, non posso, alcuni sono anche dinne amici, insomma, quindi. Uno. Che sono ridiventati adesso. Uno io. Dei ribaltonisti. Tommaso Labbate, il tuo amico. No, non è mai stato Renzi. Bersaniano assoluto, Bersaniano, no, non è il cantore del bersanismo. Oggi, diciamo, un pochino più dubitoso, diciamo così, sul bersanismo. Su due questioni, perché diciamo, a due questioni, diciamo, sapide, su cui mi interessa la tua opinione. Uno, caso Floriani Mussolini. Mamma mia. No, cioè? Davanti a quelle cose io rimango proprio ammutolito, non so mai che dire. Tu come reagisci davanti a una storia del genere che colpisce una persona che non stimi? Perché io non ho nessuna stima di Alessandra Mussolini. L'ho detto ieri in radio, e sono contento perché oggi vedo che la cosa monta sempre di più. Penso che sia indecente che lei sia linciata per una cosa in cui è vissuta. E questo lo dicono più o meno tutti, no? Vabbè, questo lo dicono più o meno e tutti. E penso che persino lui, questo non lo dice nessuno, non si capisce perché ci sono 21 indagati e lui debba essere messo alla pubblica gogna prima che esista un scontro processuale, solo lui e nessun vabbè, questo altro. Lo capisci meglio. Perché serve la foto sui giornali. Fai il giornalista e sai come funziona. Perché cioè, serve la foto sui giornali. Perché è una persona nota, no, certo, perché insomma, per il meccanismo classico della comunicazione. Sì, ma noto per essere esistono giornali presso cui hai lavorato che hanno sì, sistematicamente ma non ha nessun, questo ma lui non ha nessun ruolo pubblico, cioè è il marito della Mussolini in qualche modo, insomma, se succedesse ad Agnese Renzi penso che se ne parlerebbe, insomma, ecco, non lo so, il meccanismo mediatico è classico, ovviamente la storia è talmente orribile che bisognerebbe, come dire, tacerne. Però non mi impressiona il fatto che se ne parli, mi impressiona il fatto in sé, perché vuol dire che insomma la cosa che fa questo signore è a prezzo del pericolo alto che va correndo, no? Perché tu ci pensi, io ci penso io quando cammino per strada, dico oddio, ma se adesso vedono che no, mangio il pezzo di pizza in maniera sguagliata, ieri mi hanno fotografato per strada via Twitter, hanno mandato la foto in giro, allora sei sempre un po' allarmato. Che stavi facendo? Niente, parlavo con un amico, per cui era hanno scritto una vendetta dei passeggeri del tram numero 8, che io di solito fotografo la mattina, per cui era simpatica come situazione, però sono stato fotografato con una persona, magari poteva essere una situazione per certi versi imbarazzante, non lo era. Però poteva succedere. Allora dico, sono sempre attento, guardo, sono attento alle cose che dico. E invece tu decidi di andare con le ragazzine sapendo che non sei una persona qualsiasi, che comunque sei, insomma, mi sembra una storia molto pesante, molto difficile da commentare, sì, dentro la storia più dura della città di Roma di quest'ultimo anno. La storia incredibile è che aveva dei figli di quell'età. Questa è la cosa. Io ce l'ho una figlia di quell'età, capito Luca? Per cui questo riesco a essere un po' meno,
come dire, meno lacrimoso verso la Mussolini. Cioè, non credo che mia moglie non si accorgerebbe che io vado a prostitute minorenni, insomma. Non lo so, insomma, non è un tema facile. Ah, tu dici, non credi che uno... Beh, io penso che uno possa non accorgersi. Addirittura a quei livelli di perversione, tu non, con la persona che vivi tutti i giorni, non ne hai percezione alcuna? Ma sono cose che si mascherano dietro muraglie di piombo, sai? Guarda, io sono stato traditore in vita mia, sono stato uno dalla vita, non è noto, ma una vita sentimentale abbastanza complessa. È difficile fargliela pure quando fai cose normali, insomma, se lo fai sistematicamente, ovviamente, insomma, no? Figuriamoci quando fai cose di quel genere lì, cioè io non lo so, non ci credo molto, o fai finta di non vedere, oppure insomma le questioni sono però lo molto vedi complesse. Che si torna poi sempre a processare lei, questo mi e mi questo dispiace. È un elemento che non c'è oggi, perché oggi sono tutti, anzi come te, a dire bravissima poverina, non va disturbata, giusto, è un momento molto difficile e sì, umanamente mi dispiace che lei non abbia proprio nessuna colpa, ovviamente non c'è niente, però sei la moglie di una persona che fa una roba del genere, ed è una colpa? Cioè, non riesco su a che piano è una colpa? Se tu e tua moglie fa turismo sessuale con i ragazzini in Sri Lanka, se voi non c'entri proprio niente? Non senti completamente innocente? Io no, io te lo dico francamente, se scoprissi che mia moglie fa turismo sessuale con i cingalesi di 13 anni, mi porrei un problema, direi che cosa ho sbagliato, francamente. Di avere una responsabilità, ma penso sono malattie, penso sono tali. Ma non lo so, è una cosa estremamente complessa. Non posso dire proprio tutto quello che penso, dico francamente. No, a questo punto no. Dillo, perché non l'ho capito. Ma è un rapporto di coppia, signori, ma secondo voi non vi accorgete del fatto che uno ha una perversione di questo genere? O se è una persona non interessata alla persona che è accanto, o se è una persona che vive altre cose, vive esternamente. Esistono le doppie vite. Ma non... Questo esistono è vero. Vite compartimentate. Questo è vero. Puoi avere due famiglie, Luca. Puoi avere tre famiglie. Puoi fare cose. No, però se hai un elemento. Se hai un elemento di perversione, un elemento di perversione, ci sono momenti in cui emerge. Cioè, le perversioni emergono. Le perversioni di quel livello lì. In una vita vera, perché questi stanno insieme da 30 anni, Cioè, tu in 30 anni non puoi non aver visto, non vedere, non essere oggi sorpresa come fosse il fulmine al ciel sereno. Questa è la mia idea. Cioè, io penso che se dopo 30 anni mi accorgessi a sorpresa che mia moglie, con cui ho vissuto 30 anni, ha come perversione andare a ragazzini, io mi sentirei molto in colpa di non essermi accorto, insomma. Questo è una tesi possibile, però esiste la possibilità di compartimentare una parte di sé, soprattutto se è relegato in una sfera mercenaria, quindi non ha obblighi, non ha impegni. Ma non no? È una sfera mercenaria qualsiasi, Luca, non è che sono andato, capito, sulla Salaria a cercarmi, cioè è una cosa estremamente più complessa, almeno insomma da quello che mi viene in mente. C'è un'ascoltatrice allora, in linea, sì. Vogliamo far parlare l'ascoltatrice? Sì. Vai. Allora, vediamo, si chiama Michela, mi dicono la regia, sentiamo Michela cosa ci dà da dire. Dai, vai Michela, vai. Io sono una moglie. Vai moglie. Mi sento stacca molto la radio, stacca la radio, dice. Stacca la radio però, se no non ti sente bene, se lei. Capito. Parla solo al telefono. La prima volta che la sento è la prima volta che chiamo una radio, sì. Perché mi sento molto offeso di quello che dice. Sì. Cioè io sono una moglie, come fa una moglie ad accorgersi che il marito la tradisce? Può anche succedere che uno a lungo andare se ne accorge, ma non così facilmente. Che la tradisce è una cosa, che ha delle perversioni una moglie che abbia degli strumenti per capirlo, insomma. È molto difficile, guardi, io le parlo da moglie, è molto difficile. Io non sono a favore della Mussolini perché non mi piace assolutamente, però in questo caso mi sento di doverla difendere in qualche modo, perché non mi sembra giusto quello che lei sta dicendo. Va bene, ne prendiamo atto. E ed è anche utile avere una voce femminile che ci dà il suo punto di vista. Grazie Michela, ci richiami. Prego, però, buongiorno. Ci continui ad ascoltare. Hai capito Luca, hanno dato ragione a te, vedi, e vabbè, mi sbaglierò break. Io. Incombe il break, ma riprendiamo subito dopo. Vai. Con la dama bianca. Teleselezione. Teleselezione. Così viaggiava Federica Gagliardi, l'ex dama bianca famosa 4 anni fa perché comparve sull'aereo che portava il premier Berlusconi e il suo staff al G8 di Toronto in Canada.
Ieri invece ad aspettarla a Fiumicino non c'erano i paparazzi assetati di pettegolezzi, bensì la Guardia di Finanza di Napoli. Dal piccolo bagaglio è uscito un ben di Dio, oltre 20 panetti di cocaina purissimo. E allora pure questa non sapeva niente, Luca, gli è successo è così. È stata incastrata. È stata incastrata pure questa. Ti mettono 24 kg del bagaglio a mano, tu hai mai portato un bagaglio a mano da 24 kg? Ma è questo che sembra inverosimile. Come può una persona dotata di un minimo di raziocinio portarti 24 kg di droga? Sai quanto pesa il bagaglio a mano? Che puoi imbarcare 8 kg. E siccome l'ho portato, io viaggio solo in bagaglio a mano, 8 kg sono già tanti. Se me ne mettono il triplo dentro, anche se me lo mettono di, non lo so, di soldi, di pietre, diciamo, tendenzialmente lo apro e dico, ma che c'è qui dentro? Dai, su. Mignotte e cocaina stanno sempre insieme, su, diciamoci le cose così come ma stanno. 24 kg, ma non ha visto neanche la prima scena di Kill Bill questa, non sa che ci sono i cani ai varchi, cioè... Ma neanche e i poi... cani, lì ci stanno i metal che ti vedono, guardano 24 pacchetti, i pacchetti tra l'altro sono roba... molto simile anche all'esplosivo quei panetti, no? Quindi vengono visti e inevitabilmente tracciati. È una stupidata di una stupida, mi sembra, insomma. Poi dalla Colombia, cioè, di chiunque a terra dal Sud America viene sempre perlustrato, boh, vabbè. Sembra una cosa veramente incredibile, cioè sembra incredibile che uno sia così fesso. Dai, è possibile. Io penso sia una che provava a svoltarla e non ci è riuscita, gli ha detto male, insomma, totale cretineria. Vedi che siamo sempre, e questo è bello in questo programma, siamo sulla lama perché tutto è possibile e tutto è inverosimile. Volevo, proprio cattivisticamente, usare con te questo spazio per parlare dell'altro caso. Qui ci abbiamo ascoltatore, ci sono gli ascoltatori che vogliono parlare con te, Luca, vai, che devo fare? Marco. Ciao Mario, ciao Luca, ti volevo spiegare una cosa, noi ci andiamo, io vado a pesca, noi ci andiamo andiamo a Los Rocas, quindi stai a Caracas, quando tu riparti da Caracas, quando tu porti il bagaglio a mano o quello che porti, ci sono i banchetti e uno per uno glielo aprono, cioè te lo aprono, cioè tu puoi salire sull'aereo col bagaglio chiuso, viene aperto per forza, noi ci troviamo i mulinelli da pesca e cose, no? Poi lo sanno bene o male. Ma lì non passa, manco lo spillo, non esce dall'aeroporto di Caracas, se tu vai col bagaglio a mano, ti tirano fuori tutto e tu rimetti dentro tutto. Come fa a uscire 24 paretti di roba? Cioè non è possibile, è una cosa impossibile. A Caracas è impossibile. Sono arrivati, Marco, quindi che cosa che e allora cosa fai? Pensi? Io penso che non escluderei un fatto d'este, cioè io me ne accorgerei dal peso della valigia, poi se riprende la mia. Però... io, cioè c'è stata una complicità praticamente dall'altra parte, perché cioè non è possibile che tu non ti accorgi prima cosa da 8 kg a 24, mi pare una cosa strana, ma lì a Caracas è matematico, cioè tutte le volte che vai, cioè so, i banchetti come i banchi di scuola, c'è sta la gente, te apre tutte le borse a mano, tutto quello che c'è lo apri, tu non passi senza essere aperto. Capito? Allora potrebbe passa. Essere che dopo aver passato i passaggi di sicurezza qualcuno abbia trasferito quei panetti. Abbia trasferito la cosa, perché Mario, il problema è un altro. Quante volte usano pure delle persone insospettabili? Sì, ma non l'hanno usata inconsapevolmente, perché non puoi portarti 24 kg dentro un bagaglio a mano. Ma no, ma il problema è un altro, Mario. Ma siccome aprono i valigia, hanno aperto più vicino a Malpensa, se a me mi aprono una valigia e io la vado a riprendere, c'è sta roba dentro, io non lo so, e mi hanno richiusa. Quante volte hanno fatto sparire la roba dall'aeroporto? Io che ne so, io vado a prendere la valigia mia, poi passo davanti al cane e mi fermo, ah, lei c'ha 5 kg di roba. E che ne so io che di 5 kg da dove vengono? Cioè, non è una cosa che io scarterei a priori, che l'hanno incastrata, questo ti voglio dire. Va bene, prendiamo atto anche qui una consulenza ai nostri radioascoltatori. Cioè, l'unica cosa che posso dire, Mario, che se tu... c'hai una valigia e l'hai fatta a casa e sai che c'hai una decina di chili, no? Del bagaglio, quando tu lo riprendi, sto trolle c'è qualcosa che non va, sono 24, è più del doppio, io lo lascio, cioè c'è qualcosa che non mi torna, questo, capito? Senza dubbio. Grazie Marco. Questo qui te volevo dire. Grazie, un saluto.
straordinario, straordinaria questa consulenza. Abbiamo in i consulenti, diretta. Perfetto. Abbiamo i periti. Le periti, mogli periti. Consulenti. Il sospetto, ti leggo al Corriere della Sera, degli inquirenti è che la Gagliardi potesse essere diventata il tramite fra le famiglie della zona vesuviana riunite in un cartello nell'approvvigionamento della cocaina per i personaggi che frequentava a Roma grazie agli incarichi ottenuti nella politica. Wow. Niente meno. Ci si aprono delle carriere, insomma, adesso, ho capito. Oh, e invece l'altra questione su cui secondo me questa settimana non abbiamo avuto quasi zero, neanche una riga scritta, è quella di Scajola. Ah. Cosa vuol dire? Le motivazioni, gli hai dato un'occhiata? Ho guardato, guarda, ho letto, sì. Io credo che sia incredibile che Scajola sia stato assolto. Voglio essere contro tendenza, perché tutti dicono ci sono le sentenze, però le sentenze vanno lette. Allora, Scajola sarebbe entrato nella stanza del Roggito, sarebbe uscito solo nel momento in cui l'architetto Zampolini tirava fuori i soldi della famosa casa del Colosseo, è stato provato che l'architetto li abbia portati, è stato provato che ci fossero, è stato provato che venissero dal costruttore. Ma c'erano le sorelle Papa, che poi su questo erano testimoni proprio inoppugnabili, insomma, per cui. Ecco, e allora qual è la conclusione a cui giungono sorprendentemente i magistrati? No, ma il povero Scajola, gli imprenditori che erano in affari con lui hanno provato a costruire tutto questo sistema per tenerlo in una soggezione psicologica, però senza dirglielo, senza farglielo sapere. Io non lo trovo incredibile, vedi, su questo lo, insomma, la versione non la trovo totalmente non convincente. Cioè, in realtà c'è un grigio qui, c'è un momento di grigio. Io credo che Scajola veramente non sapesse la consistenza e la modalità. Ecco, della... non sapeva quanti erano. Credo sia questo l'elemento. Per cui, giocando su questo grigio, La famosa frase a mia insaputa assume una qualche profilo di verità. Poi c'è la responsabilità oggettiva. Anche qui a me non piace mai fare, perché è come la storia di prima che parlava Mussolini. La vicenda processuale penale è sempre un versante scivoloso per mille motivi. È la sostanza delle cose che rimane, no? E la sostanza è che adesso Scajola se la rivende al prezzo di mercato. E questo è anche incredibile. Perché non so, che ridarà i soldi a Remone, che dici? No, lui ha detto che lo rivende a prezzo di mercato, anche perché lo considerano un risarcimento. È una cosa da pazzi, insomma. Questo è veramente l'atto insultante che lui possa. Ma non pensare... è quello. Beh, ma perché se lui perché è innocente... si mette in tasca 3 milioni o 2 milioni ma o quello che è. Insomma, io penso che un politico non possa essere considerato innocente, cioè che esista una responsabilità oggettiva, un ministro. Questo è quello che volevo se dire. Se hai degli imprenditori intorno... E quindi a maggior ragione stringono... non ti vendi in saccoccia il liquido, diciamo, o no? Assolutamente. Anche perché la stessa sentenza, per questo trovo scandaloso come è stata interpretata dai giornali, la stessa sentenza dice che la ristrutturazione l'ha fatta Anemone rivalendosi poi sugli appalti. Certo. Scusa, no, è chiaro. Ma è... Però se tu non hai, come si dice in termini giuridici, scienza e coscienza di ciò che avviene, tu sai il profilo dell'innocenza che è stata poi sentenziata, insomma. Perché tu la consistenza non la sai, non l'hai chiesto materialmente, non hai, quindi il momento della corruzione, della concussione non si è verificato. Cioè tu giuridicamente... Quindi sei saper... tecnicamente bravissimo, innocente. Bravissimo, esatto. Ma sei politicamente responsabile. Ma com'è possibile che in Italia... Secondo me è un effetto perverso del dibattito che abbiamo avuto sulla giustizia. Cioè, se c'è una sentenza non viene interpretata. No, la sentenza spiega se tecnicamente c'è una prova di colpevolezza, ma quella sentenza è una prova di colpevolezza, perché un ministro che non capisce che una persona in cui è in appalti gli paga la ristrutturazione della casa... È una prova di responsabilità politica. È una prova il costo sugli appalti, ma sì. Una roba da pazzi con quella sentenza. E poi anche Anemone non è stato condannato perché prescritto. Certo, è la prescrizione che scatta lì, quindi insomma è la vecchia storia della giustizia all'italiana, insomma, purtroppo questo è un processo tutto al contrario, tutto al contrario, fotografia di una situazione di colossale insopportabile denegata giustizia, come ci insegnavano nei corsi di giurisprudenza, insomma, in cui di fatto, insomma,
il cittadino non vede costruirsi il profilo di giustizia, ma ormai quasi su nulla. Tu pensa, Luca, che io ho un processo con Forza Nuova, sono stato querelato per diffamazione, e l'evento è del 2006, siamo nel 2014, abbiamo appena fatto la sentenza di primo grado, tra l'altro sono stato assolto. Ma andrà in prescrizione? Ovviamente sono già prescritto, eppure siamo ancora facendo il secondo grado, nonostante ci sia già la prescrizione. Ma perché scattata. Il processo continua se è già prescritto? Perché Forza Nuova vuole comunque che sia provato in motivazione una mia responsabilità per poi rivalersi sul danno civile. Qual era, scusa, una puntata con Formigli, una puntata con Formigli in cui che avevi detto? Ho detto che gli striscioni che erano apparsi in una partita di calcio Lazio-Livorno erano striscioni del gruppo di Forza Nuova. In realtà il gruppo si chiama Tradizione e Distinzione ed era vicino a Forza Nuova, ma non era Forza Nuova. Allora, su questo, però, Forza Nuova ha tecnicamente, proprio siccome il fratello di Roberto Fiore è un avvocato, tecnicamente querela tutti i giornalisti che si occupano di Forza Nuova in maniera non encomiastica, quindi diciamo certo. Tendenzialmente tutti i giornalisti, per fare finanziamento sostanzialmente. E però sei stato assolto? Sono stato assolto, con formula piena, ovviamente il fatto non sussiste, però il loro tentativo è crearti comunque pressione, perché poi ti devi pagare un avvocato, ti devi... alla fine loro ti dicono dammi 1.000 euro e la chiudiamo qui, e fanno finanziamento al movimento con questa operazione. A me l'avvocato mi è costato 3.000, ma i 1.000 non li ho dati, insomma, questa è la piccola... Però il tempo è incredibile. Se io fossi effettivamente colpevole, Forza Nuova effettivamente dovesse essere risarcita, sono passati 8 anni e sono andato in prescrizione. Cioè, è incredibile, è francamente incredibile, per una storia che poteva essere facilmente verificata. La loro conferenza stampa di chi, ragazzi? Mi mandate i messaggi misteriosi? Di Forza Nuova? Si pagava per andare alla conferenza stampa? Stanno proprio a 50 euro, mi dice Eleonora Silvi, per andare alla conferenza stampa di Forza Nuova, che poi è Roberto Fiore, storia con la Mussolini. No, cioè, che poi ti querelano! pazzo! Fermiamoci! Dobbiamo parlare di pensioni! Non abbiamo la pubblicità delle 15, vero? Quindi devi parlare di pensioni subito, Luca. Ah, ecco. E allora, il tema è indirettamente sfiorato da Renzi, e però si pone, non so se hai seguito la vicenda dell'emendamento Meloni. Sì, certo, ma è chiaro. Noi l'abbiamo ascoltata, era furibonda, emendamento stroncato, e l'hanno anche un po' mazzolata dicendole che voleva far pagare quelli che hanno 5.000 euro netti, che sembrava che fosse una follia. Ecco, secondo te... qual è la soglia entro cui le pensioni possono essere potate? Il retributivo, è una cosa molto semplice. Tu devi fare ricalcolare col retributivo. Questo è molto chiaro. Tutte le pensioni italiane, anche le minime, no? No, ovviamente non le minime. Fai una soglia che può essere tranquillamente il quadruplo della minima, quindi intorno ai 2.000 euro. 2.000 euro. E però sopra quello l'ingiustizia generazionale per cui io e te andremo in pensione col contributivo il doppio del lavoro e la metà facendo del... alla fine esatto un lavoro infinito per oltre 40 anni e poi avremo una pensione la metà di quelli che invece sono andati in pensione anche con 15 anni e 6 mesi e un giorno perché le rivalutazioni complessive hanno portato ad avere adesso 2.500-3.000 euro al mese andando con 15 anni e 6 mesi e un giorno qualche volta anche a 38 anni, a 39 anni, a 40 anni in pensione. Questo è un paese in cui si andava in pensione anche così fino alla riforma Dini, eh? Quindi questo io trovo la più grave assoluta ingiustizia prima della Meloni, prima di Renzi, prima di tutto ne provai a scrivere nei primi anni 2000 che la chiamai la grande rapina dei padri nei confronti dei figli perché questo è quello che è avvenuto. Ed è il motivo del dissesto della finanza pubblica. Sostanzialmente noi abbiamo 2.000 miliardi di debito perché paghiamo 300 miliardi di pensioni all'anno e non può reggere un sistema così, evidentemente. E secondo te il diritto acquisito, diciamo, è chi dice magari ma io ho affittato la casa dove sto perché ho quella pensione e quindi non posso vederla sforbiciata? Oppure chi dice io... No, è chiaro, il diritto acquisito per me non esiste perché la situazione emergenziale è tale che è ingiustificato in termini di uguaglianza tra i cittadini, quindi ex articolo 3 della Costituzione, che tu abbia un trattamento come generazione complessivamente, clamorosamente premiante rispetto al trattamento che devono avere i tuoi figli, che i tuoi figli debbano pagare per questa tua condizione di privilegio. Questa è una cosa assolutamente ingiustificabile, ripeto, ex articolo 3 della Costituzione che fissa il criterio di uguaglianza dei cittadini e che è preminente rispetto a qualsiasi legge ordinaria. Quindi credo che anche dal punto di vista costituzionale, da questo punto di vista, non ci dovrebbero essere
grandissimi problemi, salvo il fatto ovviamente che poi i soggetti che decidono su queste cose sono anche i soggetti che hanno le pensioni a 15.000 al mese, quindi questo problema si pone forte, insomma, evidentemente. Chi decide? Alla fine il problema del diritto acquisito finisce in Corte Costituzionale e ovviamente i giudici della Corte Costituzionale tutelano anche i propri diritti acquisiti, c'è poco da fare. Ti sei emozionato per l'intervista a Casaleggio? Ormai hai abbandonato qualunque simpatia? Io adoro i grillini, no, una grande simpatia per la durezza con cui Grillo e Casaleggio stanno guardando quei quattro scemi, è una cosa molto interessante, insomma, è un tentativo di resistere. Sei sempre con i repressori! Con i repressori? No, ma figurati. Vabbè, ma se uno che non riesco a capire come coniughi la tua vena, la tua storia di oppositore eroico e testimoniale in alcuni casi, proprio con il fatto che... Tu sai, Luca, che io nella Chiesa sono un divorziato risposato, d'accordo? Ma io non è che chiedo la comunione, accetto la regola. La regola è quella, non è che mi metto in fila e dico, ah, non mi dai la comunione, capito? La regola è quella, io... fatto delle scelte, quindi conseguentemente rispetto alla mia chiesa pago le conseguenze inevitabili. Questo vale per ogni club. Se io gioco a golf, nel club dove gioco bisogna andare con i pantaloni lunghi, io sono un abitué dei pantaloni corti, se mi vado ad andare i pantaloni corti non vado in chiesa, non vado al circo di golf, cioè è molto semplice. Quando ci sono delle regole e un'altra cosa, Luca, io ho fatto un movimento che si chiamava Democrazia Diretta nel 2001, mi candidai sindaco con la chiocciola di internet a sindaco di Roma e la, appunto, dizione Democrazia Diretta, un pochino anticipatrice rispetto al Movimento 5 Stelle, ed era un piccolo movimento, 300-400 ragazzi alla fine. Per tenerli insieme c'è solo quel metodo là, perché se tu apri in un piccolo movimento pure non contava nulla la strada alle varie strane correnti, quelli più di destra, quelli più di sinistra, quelli che più si vogliono vendere, quelli duri e puri, è finita. Lì puoi solo tenerli con il pugno di ferro, altrimenti si sfascia tutto. E quello, figuriamoci, in una cosa piccolissima. Capisco bene che per continuare a prendere un po' di consenso alle prossime europee possono fare solo così. O pensi che dovrà andare da Renzi e andare a trattare i dettagli della prossima legge di stabilità, Grillo, che ovviamente non è neanche in grado di farlo, per cui insomma, non aveva altra strada che questa. Insomma. Ci sono... C'è una grande anomalia: nelle prossime elezioni ci saranno tre poli in campo, tutti e tre con una venatura populista, perché Renzi non abbandonerà, diciamo, la sua caratteristica, lo abbiamo visto, no? E secondo te che tipo di competizione ne può uscire fuori? I 5 Stelle avranno una flessione, riusciranno a tenere e andare avanti? Allora io credo ci sarà un più 15 del PD rispetto a Forza Italia, che pagherà veramente forte questa forza renziana, e una tenuta del 5 Stelle che però finirà a meno 10 dal PD. Quindi, poiché avevamo invece un anno fa, ricordiamoci un anno fa, sembra passato un secolo, ma un anno fa, in realtà le tre forze erano sostanzialmente equivalenti, Forza Italia, PD e Movimento 5 Stelle, adesso avremo questa scalinatura, avremo un PD molto forte. Al 30? Secondo me intorno al 35. E una Forza Italia... Da solo il PD al 35? Sì, penso il PD da solo al 35. E intorno al 35, poco su, farà il record story, quello che non è riuscito a Veltroni, che si fermò al 33 e rotti, insomma. 32-01. No, 33-1 credo, ero candidato a questo. No, 33-1, alla Camera. Sì. Alla Camera. Tant'è vero, Parisi sì. Diceva 34, esatto, sì, 33-1. Credo che batterà il record di Veltroni e Forza Italia sarà 15 punti sotto e il Movimento 5 Stelle 10 punti sotto, che modifica gli equilibri, però allo stesso tempo dà consistenza al 5 Stelle. Se tiene quota 20%, comunque non è una questione transitoria della storia della Repubblica Italiana, come molti pensano. A quel punto però potrebbe rompersi le scatole Grillo, attenzione, c'è questo fattore che viene poco valutato. Secondo me Grillo, se non riesce a vincere, non so quanto tempo possa fare l'oppositore in questa maniera, insomma è uno che è capace di dire vabbè io torno a fare il comico, amen, insomma potrebbe succedere. Secondo te, ma è una domanda che ti faccio, allora Berlusconi avrebbe sbagliato tutto? Ma no, Berlusconi sta perseguendo una linea molto precisa. Berlusconi sa che Renzi non gli tocca la roba, Luca, non gli tocca la roba, e gli va benissimo Renzi. Terrà una sua presenza interdittiva parlamentare, di opinione pubblica, intorno al 18-20%, non avrà cavoli di governo che non è roba per lui, non ha mai avuto... La vocazione del De Gasperi non l'ha mai avuta Berlusconi,
e con la garanzia che la roba non gli viene toccata potrà fare anche le sue partite poi sulla giustizia, eccetera eccetera. Ma vabbè, lui... ma allora vuol dire che è una desistenza? Sì, io sono convinto che sia una sostanziale desistenza. Io credo che Berlusconi adori Renzi per tanti motivi, insomma. Come limitazione di Crozza, dobbiamo sentirla. È bravo Crozza, è bravo. Individua tanti punti deboli, oppure gli faccia qualche volta pure un po' male a Renzi, questa cosa. Però c'è molta intelligenza politica nelle cose che dice Crozza, senza ombra di dubbio. Però alla fine della storia è che Renzi è tutto. Matteo, metti la mano in tasca. Tutto intorno a lui gira, caro Luca. Ha vinto, come ha detto Bertinotti, ormai è diventato egemone. La sua grandissima vittoria. Ci dobbiamo togliere il cappello davanti a questa impresa. Una cosa clamorosa fatta a 39 anni. Una cosa davvero. Un'opera d'arte politicamente parlando. Insomma. Quindi, secondo te, c'è una sola maggioranza, non sì, due? Sì, una sola. Cioè, come il clarinetto, ti ricordi il clarinetto di Renzo Arbore, no? Che era la canzone che portò a Sanremo. E gli facevano sempre la domanda: ma questa è una canzone col doppio senso? E lui diceva: ma quale doppio senso? C'è un solo senso. E giustamente quello era il senso. È esattamente la stessa cosa con la doppia maggioranza. Una ce n'è di maggioranza, di che stiamo parlando? Ma il nuovo centrodestra che fa? Ma che, ma niente, prenderà il 3%. Le senti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Che bello Renzo Arbore, mamma mia. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Ma lo sai che è del 1986 questa canzone? Cosa ti stupisce? Che sono passati 28 anni, Luca, e vuol dire che siamo invecchiati. Eravamo giovani. Io me lo ricordo quando era una novità il cacao meraviglia. Eravamo giovani, invece qui sono passati 28 anni, Luca, mamma mia, siamo vecchi, vecchi, vecchi. Dai, siamo arrivati, ti lasciamo. Notizia X Factor. Cos'è? Il suo sogno non è diventare Crozza. Come Obama, ma come Mika. Buonasera, sindaco Renzi. Come cambierà adesso il PD? Intanto, sì? Signori miei, sì? Io, guardate, sì. Lo devo dire, vorrei scrollarmi di dosso. Cosa? Questo senso. Sì? Di cosa? Di PD. Ma come di PD? È segretario. Ho avuto il 70% di consenso. Certo. Quasi 3 milioni di votanti. Infatti, Sa cosa vuol dire questo? Che è pronto a governare. No, che sono pronto per Sanremo. No. A Luca, visto che forza, siamo arrivati alla fine, dai, forza un col tuo Matrix. Crozza. Il tuo dopo Matrix stasera di cosa si occupa? Stasera fai Matrix? Di questo. Renzismo, promesse, conti che tornano o non tornano. In salsa, diciamo, dicendo che la maggioranza è una sola, insomma, lo dirai oggi in televisione. Beh, mi sembra che ci sia, come dire, questo, ma ripeto, politologicamente ci sia questa... Anche se questo... Toti oggi prova a fare il distinguo, non è che si crede davvero di essere l'anti-Renzi, Toti, no? Secondo me Toti è entrato bene, però, felpato, si è preso il suo spazio, senza ruolo, e dobbiamo fare una riflessione sulla politica senza ruolo, cioè essere considerato nel cerchio di Renzi già ti porta ad avere un ruolo politico, no? È vero. E ci sono dei casi di persone che vengono anche sconfessate da Renzi, ma ormai continuano ad avere un ruolo, e persone che non hanno nessun ruolo né con Renzi né con Bersani, cito il caso clamoroso mediatico della Moretti, e riempiono però tutti i programmi televisivi. Come perché sono bellelle, e dobbiamo fare... E così, con un po' di accento meridionale, siamo arrivati alla fine, caro Luca. Forza Matrix, forza Battipagliese, un abbraccio, ci troviamo qui in studio, baci, ce ne andiamo con il gruppo che piace a Renzi, in Negrita, rotolando verso sud, da Luca D'Alese e Maria Di Nolfi, buona giornata, buon fine settimana, ci ritroviamo la settimana prossima qui da Radio Yes, la radio della città di Roma.